mamme e papà all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar. E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera. I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento. L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti. Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi. Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte. L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate. Benvenuti, iniziamo, il sulle mani lo facciamo dopo. Buongiorno e benvenuti all'ultima spiaggia. Buongiorno a tutti. Oggi siamo in diretta dalla City. Siamo a Milano e Milano fine giugno vuol dire un caldo esagerato. Fa troppo caldo, ma che idea c'è niente? Non lo so, ma non avevamo scelta. Però adesso ci ricordiamo molto bene il motivo per il quale abbiamo scelto di vivere in Trentino. Giusto, assolutamente giusto. E in effetti questo è un viaggio complesso, perché oggi parliamo di viaggi. Parliamo di viaggi e siamo partiti da Trento per venire a Milano, per prendere le nonne e partire per un altro viaggio, per andare al mare. Andiamo al mare. Andiamo al mare, primo giro dell'anno e soprattutto prima volta al mare di Ethan che ha 8 mesi. E questa è la vera notizia. Sarà bellissimo. Primo viaggio al mare di Ethan che ha 8 mesi e delle nonne insieme ad Ethan che ha 8 mesi. A quale speriamo di sbolognarlo, ma questo non lo dite a nessuno, per favore. Bene, abbiamo scelto di viaggiare leggeri, come spesso ci succede, per godere al massimo della nostra vacanza al mare a fine giugno con nonne e bambini. Un classico, direi, dell'estate italiana. È perfetto così. Saremo 2 adulti, 2 nonne, una bambina di 9, un bambino di 5 e un bambino di 8 mesi. E sarà perfetto. Mi verrebbe da dire aiuto, però questo non era nel programma di oggi. Andiamo avanti. Bene, abbiamo programmato questo viaggio e stavolta ci trovate preparati. Per non trovare nulla, per non dimenticare nulla e non trovarci in difficoltà, ci siamo organizzati meticolosamente. Io spero sia vero. Però in effetti ci siamo preparati scientificamente per affrontare al meglio questo viaggio, viaggiando leggeri. Organizzare un viaggio è molto più di una lista ed alcune checklist, anche se nella nostra famiglia sono fondamentali entrambe e sono parte integrante di tantissime attività del nostro quotidiano. Ci siamo resi conto però che non bastano. Quindi oggi abbiamo deciso di raccontare come sono maturate le nostre scelte e le nostre decisioni in questo viaggio. Certamente per non insegnare niente a nessuno, perché non ne siamo capaci, ma solo per dare spunti di riflessione per elaborare una strategia. La vostra strategia di viaggio che è influenzata da chi siete, da cosa volete, da come è organizzata la vostra famiglia, ma soprattutto dalla domanda numero 1. Quali sono gli obiettivi di questo viaggio, di questa vacanza? Chiarire subito quali sono gli obiettivi con i quali partiamo aiuta sicuramente a facilitare tutto quello che viene dopo. E il nostro obiettivo è di andare al mare, portare al mare i bambini, iniziare bene l'estate, trascorrere tempo con le nonne, tempo di qualità, e con questo obiettivo in mente, stare insieme sostanzialmente al mare, noi abbiamo organizzato tutto quello che segue.
Ma la domanda, poi andiamo sul pratico, la domanda vera è: dov'è che andiamo in vacanza con la famiglia? Ecco, questa è stata una domanda a cui abbiamo pensato, la cui risposta è stata pensata per tanto, tanto tempo, perché avevamo idee diverse. E alla fine, come stavo dicendo prima, ha vinto il classico italiano. Andremo a Cesenatico perché sappiamo di poter contare assolutamente sull'eccellente accoglienza romagnola. E questo è proprio sì, un classico italiano, e ci piace oggi dirlo. Beh, sì. E c'è anche un altro motivo per cui ha vinto la Riviera, ed è che è raggiungibile in treno, in modo comodo, almeno per i nostri spostamenti, quindi da dove partiamo noi e come ci muoviamo. Dicevamo appunto che abbiamo dovuto muoverci dal Trentino fino a Milano e poi da Milano ci sposteremo a Cesenatico, quindi viene comodo. E abbiamo scelto, forse sto anticipando, ma abbiamo scelto di viaggiare in treno, e poi spiegheremo anche i motivi di questa scelta. Ma no, li spieghiamo subito i motivi di questa scelta, perché li spieghi tu. Perfetto. Io non ho più voglia di guidare in generale, proprio non ho più voglia di guidare, lo trovo una cosa ormai di un altro, di un'altra era, di un'altra epoca, ed è una cosa che una macchina farebbe molto meglio di noi. E la domanda è: ma se vado in vacanza, perché devo guidare per arrivare in vacanza? Questo chiaramente è un'opinione personale mia, che condividiamo in famiglia, perciò pensate bene come arrivo in vacanza, perché poi la cosa importante secondo me è immaginarsi come arrivo nel posto dove starò in vacanza. Ci arrivo rilassato, con un bel sorriso, con già lo spirito della vacanza dentro di me, o arrivo distrutto dalla fatica, dal caldo, dal fastidio, dalla stanchezza di aver guidato magari tante ore con il traffico, con il sole, e poi di dover scaricare la macchina? Io ho in mente delle scene che non so ripresentarvi, ma ho in mente Furio che poi, dopo aver posizionato tutto come a Tetris, poi deve scaricare tutto. E a me è una scena che mi fa venire abbastanza male. Questo è il motivo per cui amo viaggiare leggero, amo viaggiare se possibile con mezzi che non sono l'automobile. Dobbiamo anche dire che siamo in sette, perché se qualcuno ha fatto i conti ha contato che siamo in sette, e due seggiolini. Con due seggiolini, esatto. Quindi non avremmo comunque potuto viaggiare con una macchina, avremmo dovuto prenderne due, quindi non stiamo qui a fare i conti, ma probabilmente anche a livello economico il tutto non ne sarebbe assolutamente valso la pena. Non abbiamo fatto i conti in realtà, perché la scelta è stata semplice da questo punto di vista, per i motivi che stava spiegando Colum prima. Meno guidiamo e meno viaggiamo in macchina e più contenti siamo. Quindi la vacanza inizia dal treno che partirà da Milano domani mattina. Abbiamo scelto inoltre di prendere due case mobili all'interno di un campeggio vicino al mare. Questa scelta ha le sue motivazioni. E soprattutto colpa tua, mettiamola così. Sì, è vero, questa è tutta colpa mia. In realtà quest'anno ero stata anche brava, avevo cercato di venirti incontro. Vedessi, l'agitazione mi fa anche sbagliare i verbi. Ci ho provato perché ho cercato un appartamento. È un podcast, non ti vedo. Mentre ti faccio il gesto di scusa, ho cercato un appartamento, ma un appartamento così grande, con così tante stanze, per così tante persone, in riva al mare, in riviera, non si trova. E adesso, se ci sta ascoltando qualcuno che è in riviera e ha un tipo di appartamento di questo genere, ci contatti per cortesia, perché sicuramente prima o poi ci servirà. Quindi abbiamo deciso di andare in campeggio, che in realtà è una sistemazione che a me personalmente piace tantissimo. Sono stata abituata ad andare in campeggio fin da piccolissima e credo che il campeggio dia un'enorme libertà a tutti, un senso di libertà, ma anche una libertà concreta nel quotidiano a tutti, soprattutto quando si è in tanti e si hanno esigenze molto diverse, perché sapete bene che il bambino di 8 mesi ha esigenze assolutamente diverse dalla bimba che ne ha quasi 10, che hanno esigenze diverse dalle nonne, e anche noi avremmo esigenze diverse, ma noi non faremo vacanza in questa settimana, quindi non contiamo. Noi faremo del nostro meglio. Ci proviamo.
e sarà comunque bellissimo. Tu però sei venuto in campeggio con me la prima volta. Sì. Io ho sempre rifuggito i campeggi perché dopo aver fatto una serie di esperienze in tenda per motivi di volontariato e di lavoro, diciamo che l'idea di trascorrere una vacanza in tenda non mi piaceva per niente. Ed è stato a quel punto che, parlando, ho scoperto che esistevano anche le case mobili. E abbiamo deciso di fare una prova. Abbiamo fatto una prova ed è stato fantastico perché ci siamo veramente goduti tutti i momenti della vacanza e quindi la scelta del campeggio per noi è stata molto naturale. Non è stato assolutamente né un problema, né un ripiego, né una forzatura. E quindi sono molto curioso di scoprire cosa ci aspetta. Questo lo raccontiamo perché generalmente ci si divide in due, quelli che andrebbero in hotel sempre comunque, quelli che invece amano il campeggio. Io suggerirei di fare una prova in entrambi i casi, perché si può sempre scoprire qualcosa di nuovo e di bello. Sicuramente nella nostra situazione, con età diverse all'interno del gruppo ed esigenze diverse, il campeggio ci dà quella libertà di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo anche dire che io e te, in questo periodo, in questa settimana, in questo momento di vacanza, continueremo a lavorare, perché come freelance questo ci tocca fare. Abbiamo cercato di ridurre al minimo i nostri impegni e le attività che faremo durante la vacanza, però qualcosa è rimasto. E quindi nel viaggiare leggeri, nell'organizzare il nostro viaggio, abbiamo dovuto ricordare anche di portare il necessario, sempre il minimo indispensabile, ma qualcosa ci serve per lavorare. La scusa vera per la quale portiamo il computer è che stiamo seguendo un paio di serie su Apple TV e... No, vabbè, questo... Non dovevo dirlo. Vabbè. Vabbè. Ormai è fatta. Niente. Ok, era una scusa. Comunque queste serie che fanno uscire la puntata ogni venerdì a me cominciano a non piacere perché mi viene il batticuore, l'ansia, voglio sapere come vanno avanti. Ma questo è un altro... posto, dai. Ok, ok. Però l'emozione venerdì è sempre altissima. Vabbè, torniamo focalizzati sul nostro tema. Come ci si organizza per andare al mare con i bambini? Questa è la domandona, perché io non ho una grande esperienza, però ho una serie di pessimi ricordi di bambino. Veramente? Sì, ma perché ero ingestibile. Ah, ok. Allora, è un conto. Non lo so, però... Bene, allora risponderò io a questa domanda, visto che... Credo sia meglio. Accanto all'organizzazione del viaggio, che già ha appunto tutto il suo perché... abbiamo cercato di immaginare anche che cosa faranno i bambini durante il nostro soggiorno. Chiaramente andremo in spiaggia, andremo in piscina, perché il campeggio ci offre anche questo servizio, offre l'animazione, quindi immaginiamo che almeno i due più grandi usufruiscano dell'animazione del campeggio. Abbiamo insomma scelto una sistemazione che ci dia diverse alternative per tutte le età. Anche per avere una sorta di piano B nel caso in cui ci siano dei giorni di pioggia, perché dobbiamo prevederli e immaginarli. Quindi terremo i bambini occupati, insomma, in tutti i modi possibili. Sarà bellissimo. Ma soprattutto la cosa che ho già organizzato, ed è stata la prima che ho organizzato dopo aver scelto la località, era: dov'è che si noleggiano i rickshaw? Giusto, altro grande classico della Riviera. Classico italiano, sì, il rickshaw. Dovete sapere che lui va in rickshaw esattamente come quando aveva, credo, 15 anni. Io non lo conoscevo, ma secondo me non è cambiato nulla. Ci va con i bambini e con la nonna, perché io dopo la prima volta mi sono rifiutata di risalirci nuovamente. Sono pericolosissimi, quindi se c'è qualcuno in giro per la Riviera in questo periodo, stia attento. Perché secondo me il rickshaw è pericoloso. Ma no, è così bello. Basta saperlo condurre con prudenza e maestria. Ok. Comunque non vedo l'ora, anche i bambini non vedono l'ora. Questo è vero, anche la nonna. Anche la nonna. La nonna non vede l'ora, ed è la notizia vera che sta contraddistinguendo questa giornata. Bene, bene. Allora, che cosa mettiamo in valigia per viaggiare con i bambini? Quante valigie prendiamo, soprattutto? Perché siamo in sette,
E in 7 viaggeremo con un trolley di media grandezza, un trolley piccolo a testa per le nonne, lo zaino per con tutte le cose di lavoro e lo zaino con dentro Ethan, perché ancora per ora non cammina. Io ci speravo, ma 8 mesi mi hanno detto che non era possibile, quindi lo dovrò portare e basta praticamente. I bambini avranno uno zainetto a testa con le loro cose, ma abbiamo condensato tutto così bene, spero, da riuscire a muoverci comunque con grande agilità e senza intoppi, senza impacci, senza problemi. Vorrei già dire subito che sono stata bravissima. Puoi dirmelo anche tu. Lo stanno pensando tutte le donne in ascolto. Sei stata eccezionale. Non potevo fare meglio, te lo dico subito. È stata eccezionale. Ok, andiamo avanti. È importante sottolineare che sei stata eccezionale. Per cui ci muoveremo agili, veloci, leggeri e confidiamo anche che non ci manchi assolutamente nulla. Perché nelle nostre checklist, quella con l'abbigliamento mare, quindi costumi vari, copricapi, abbigliamento per la sera, non abbiamo in mente niente di particolarmente mondano, per cui diciamo che non avevamo particolari esigenze di tanti vestiti diversi. Questo tradotto al femminile significa che se usciamo una sera a mangiare una pizza io non so cosa mettermi, però andiamo avanti. Poi, anzi, ecco. Io consiglierei di seguirci su tutti i social possibili e immaginabili su cui è l'ultima spiaggia, perché noi in questa settimana vi aggiorneremo e quando scopriremo di aver dimenticato qualcosa o che effettivamente qualcosa era il caso di portarlo, vi terremo aggiornati. Faremo una diretta dal negozio dove andiamo a comprare quello che abbiamo dimenticato. Okay. Va bene, questo è l'accordo che facciamo. Poi abbiamo una serie di articoli da bagno che ci portiamo da casa, ma altri invece li prenderemo sul posto. Articoli da neonato che portiamo da casa perché non sostituibili e altri che non ci porteremo dietro. Importantissimo che porteremo con noi sono le creme solari e alcuni prodotti cosmetici specifici, perché sono made in Trentino e quindi numero uno. E poi abbiamo preso uno spazzolino elettrico per noi, con le testine intercambiabili, quelle sono personali, ma con un manico elettrico solo, perché non aveva senso portare 3 spazzolini elettrici diversi. E poi, visto che è estate, ma non è che ci si smette di allenare, abbiamo anche il pallone da pallavolo sgonfiato con la pompa, che ci permetterà di proseguire con la preparazione della prossima stagione. E poi ci sono delle cose che invece non porteremo e che recupereremo sul posto, perché non ha senso spostarle. I prodotti per lavarsi, per esempio, quindi per l'igiene, bagnoschiuma, shampoo e quant'altro. I pannolini e le salviette per il piccolo, oltre a quelli chiaramente necessari per il viaggio, ma non ne porteremo in più perché li acquisteremo direttamente lì. Ecco, qui vorrei fare una piccola nota, perché noi abitualmente utilizziamo i pannolini lavabili per una scelta di tipo etico ed ecologico. In questo caso abbiamo deciso di utilizzare i pannolini usa e getta per il periodo della vacanza, proprio perché portarsi via i lavabili e pensare di lavarli nel dovuto modo, quindi con tutti i crismi necessari, all'interno di un campeggio e di lavatrici condivise, non ci è sembrato insomma la scelta giusta. E quindi, non abbiamo fatto salti di gioia. Ecco, quindi abbiamo deciso che per questa settimana utilizzeremo gli usa e getta, che comunque saranno pochi, perché nel senso passavo gran parte del tempo in spiaggia con il pannolino da bagno, quindi e siamo tra... Io direi che lo lasciamo anche senza pannolino il più possibile. Sì. Siamo al mare, va bene così. Non porteremo nemmeno asciugamani e lenzuola, perché vengono forniti dal campeggio. È un in più, un servizio in più che si può richiedere al campeggio, che non costa moltissimo, e in questo caso per noi è stato davvero una scelta proprio utile per non occupare mezza valigia o più con asciugamani e lenzuola. Oltre al peso, perché asciugamani e lenzuola sono abbastanza pesanti, per cui non serviva portarli da casa. E poi abbiamo un bambino di 8 mesi. Cosa portiamo al mare con un bambino di 8 mesi? Sicuramente ci sono esigenze particolari, e quindi determinati oggetti e cose che possono servire sia agli adulti che ai bambini più grandi, in realtà ai bimbi così piccoli non servono e ne servono altre.
Vorrei prima di tutto però focalizzarmi sul fatto che ci sono degli oggetti che a casa utilizziamo e che quindi pensiamo di dover portare anche in vacanza perché sono assolutamente indispensabili e che in realtà sono più una comodità che altro. E a volte, guardando fuori dalla scatola, come si suol dire, ci sono delle soluzioni alternative e non abbiamo bisogno di portarli direttamente da casa. Sto parlando di seggiolone, passeggino, lettino da campeggio, fasciatoio stesso. Sono tutti oggetti che effettivamente a casa probabilmente utilizziamo, in vacanza forse no, e in ogni caso noi non portiamo perché ci sono servizi che li noleggiano in loco e quindi nel caso in cui ci serva possiamo approfittarne. Vorrei aggiungere una nota di colore. Abbiamo il seggiolone, ma lo usiamo da un mese e mezzo, ma tra poco non lo useremo più. Il passeggino è un articolo che usiamo pochissimo, poco niente. Lettino da campeggio non ho idea neanche di cosa sia, ma non ha neanche il lettino a casa, per cui non è un problema. E quindi è perfetto, ma nel nostro caso non è un problema. È vero, abbiamo fatto delle scelte a monte che ci permettono oggi di dire che nessuno di questi tre oggetti sia un problema. Potrebbe esserlo in situazioni diverse dove le abitudini appunto sono diverse. Un bambino abituato a dormire nel proprio lettino, quindi per lettino intendo il lettino con le sbarre, potrebbe avere difficoltà poi ad abituarsi per anche solo pochi giorni a dormire in un letto molto diverso e quindi la soluzione lettino da campeggio presa a noleggio all'interno del campeggio è sicuramente un'alternativa molto valida. Detto che cosa non ci portiamo, pensiamo invece a che cosa abbiamo portato, quindi che cosa portiamo, oltre chiaramente all'abbigliamento, a tutto quello che può servirgli e che, come pensiamo al nostro, pensiamo al suo, tutto l'occorrente ovviamente per il cambio. Devo dire che ho portato pochissimi capi di abbigliamento per Ethan, perché come noi staremo per lo più in costume, magari con il copricostume o la maglietta, anche il bambino starà per lo più leggero. Ecco, non vorrei vedere ancora quei bambini tutti vestiti da capo a piedi di tutto punto, anche se siamo al mare. Insomma, se fa caldo anche per loro. È importante portare quegli oggetti legati alla routine del bambino. E quindi qui ognuno ha i propri. Potrebbe essere il dodo, quindi il pupazzetto con il quale il bambino si addormenta o al quale è molto affezionato. Ethan per il momento non è affezionato ad un peluche o ad un pupazzetto in particolare. È appena arrivato un Balù, gli sta prendendo le misure perché è grande più o meno come lui. Quindi esatto. Non lo porteremo a Cesenatico. Il biberon preferito del bambino, comunque insomma il biberon che utilizza, potrebbe essere il bicchiere con i manici se ha già iniziato ad utilizzarlo. Ethan in questo momento è nel passaggio al bicchiere normale, quindi noi abbiamo scelto di non portare nulla di tutto questo e verrà da un bicchiere normale. Il gioco preferito del bambino, insomma tutto quello che lo lega alla sua routine e che gli dà comunque quella certezza, quel punto di riferimento importante per un bambino. Noi abbiamo scelto di non portare tanti giochi da casa, anzi abbiamo proprio fatto una selezione minima dei giochi da spiaggia perché le biglie, vogliamo non portare le biglie, le racchette da ping pong abbiamo preso e appunto il pallone da pallavolo, ecco pochissime cose proprio per utilizzarle in spiaggia. In realtà anche questa è stata una scelta ben pensata. Perché abbiamo fatto questa scelta? Beh, perché se abbiamo tanti giochi, adesso a parte la questione logistica dello spostamento che abbiamo già trattato, ma comunque io ve la sottolineo di nuovo giusto per indurvi alla riflessione, però se portiamo tanti giochi che magari non sono giochi da spiaggia, in qualche modo andiamo a togliere un pezzo della vacanza, almeno per la nostra vacanza è un pezzo importante, che è quello dello stare insieme e dell'usare il cervello, usare la fantasia per fare cose diverse da quelle che facciamo normalmente durante le giornate. Perciò pochi giochi molto ben selezionati e tanto stare insieme e tanto usare la meloniera.
e stare in natura, usare gli elementi naturali che il mare in questo caso ci offre e far lavorare i bambini di fantasia e creare mondi incredibili. Bene, arriviamo quindi agli indispensabili, irrinunciabili, da portare con sé per la sicurezza dei bambini. Ci rivolgiamo in particolar modo al piccolo, quindi ai neonati, o poco più che neonati, ma in realtà ciò di cui parliamo adesso è molto importante anche per i bambini più grandi. Gli irrinunciabili per noi sono prodotti solari di alta qualità, perché la protezione della nostra pelle dai raggi solari è qualcosa di assolutamente fondamentale, sia per gli adulti che per i bambini. Più i bambini sono piccoli e meno sono consapevoli del pericolo a cui sono esposti, per cui siamo noi che dobbiamo proteggerli. Noi abbiamo scelto dei prodotti solari made in Trentino con delle materie prime di altissima qualità e ci fidiamo ciecamente di chi li produce. Questo è un aspetto assolutamente importante nella scelta. Ognuno sceglierà la marca che preferisce, la cosa importante è che siano appunto di alta qualità. Ovviamente il prodotto solare di alta qualità ha anche un certo costo per garantire appunto la produzione di un certo tipo. Un costo che giustamente chiami costo, io vedo come investimento in safety, perché sul luogo di lavoro sentiamo parlare tanto di safety, abbiamo tutta una serie di misure, di cose che ci permettono di garantire la sicurezza, e quando siamo poi in famiglia abbiamo la stessa cultura. Allora la crema solare per quando andiamo al mare è una questione di safety, non abbiate paura di investire anche a costo di tirar via qualcos'altro, ma quello è fondamentale. E soprattutto aggiungo che non dobbiamo utilizzare le creme solari da un anno all'altro, da una stagione all'altra. Era una cosa che non sapevo e che mi è stata invece spiegata da un super esperto. Il problema è che l'esposizione al sole e il cambio di temperatura a cui noi sottoponiamo la crema solare di stagione in stagione va a rovinare il prodotto e quindi chiaramente la garanzia che il prodotto funzioni. Quindi mai più finisco la crema dell'anno scorso. Ecco, questo l'ho imparato quantomeno. Ottimo. È la mia esperienza. Secondo prodotto assolutamente indispensabile e irrinunciabile. Cappello o in ogni caso protezione per la testa. E questo vale sia per gli adulti che per i bambini. Non so come faremo con Ethan perché non tiene niente in testa e si toglie qualunque cosa, ma troveremo una soluzione. Troveremo nuove soluzioni entusiasmanti. Di cui vi racconteremo in diretta dalla vacanza. Molto bene. Ultimo prodotto irrinunciabile per noi, occhiali da sole con lenti di qualità. Quindi non occhiali da sole che devono riportare una marca in particolare perché devono essere di tendenza, fashion o quello che è, ma occhiali da sole che hanno la marchiatura CE, ma soprattutto che hanno delle lenti in grado di filtrare i raggi nocivi del sole. Questo perché i raggi del sole sono pericolosi, soprattutto nelle lunghe esposizioni, e avere degli occhiali che ci preservano gli occhi, diciamo che è un ottimo investimento sul nostro futuro. Questo anche per i bambini che non li mettono, appunto, non li mettiamo ai bambini per fashion, voglio dire, no, per renderli più carini, ma lo facciamo proprio per proteggere gli occhi dai raggi del sole che non sono più quelli degli anni Ottanta, tanto per fare un esempio. I raggi del sole sono cambiati e quindi dobbiamo adeguare anche noi le nostre protezioni. O meglio, abbiamo cambiato così tanto il nostro pianeta da rendere i raggi del sole un pericolo. Questo è giusto precisarlo, è colpa nostra. Arriviamo quindi in chiusura puntata ai fatidici tre errori rovina vacanza. Io ne ho uno bellissimo. Vai. Ne ho uno bellissimo. Comincia tu. Partire per la vacanza traslocando casa. Come dei novelli Furio che incastrano giocando a Tetris tutta la roba dentro il baule della macchina e passano mezza giornata a scaricare e poi al ritorno a casa un'altra mezza giornata per caricare, mezza giornata per scaricare. E la vacanza?
Viaggiate leggeri, ma che vi portate dietro tutto? Non vi serve. Bene, secondo errore rovina vacanza, e questo ce l'ho io. Iniziare a fare amicizia l'ultimo giorno di vacanza. E questo mi è successo spessissimo. Da piccola ero abbastanza introversa e mi affidavo alle amicizie delle mie sorelle maggiori. E questo mi ha salvata in realtà. Ma se fosse stato per me, me ne sarei stata buona e tranquilla, chiusa nel mio mondo per i primi giorni e avrei iniziato a fare amicizia solo l'ultimo giorno. E questo rovina la vacanza, perché in realtà i primi giorni sei sempre da sola e poi quando hai iniziato a fare amicizia ti tocca ripartire. Olè! Non si fa. Non è una grande idea. E poi ne avremo un terzo che... è qualcosa al quale abbiamo pensato molto anche rispetto a questa vacanza a Cesenatico, ma è qualcosa che facciamo sempre anche per gite più brevi o per situazioni che non sono una vacanza. Errore rovina vacanza è non avere un piano B di fronte agli imprevisti. E per farla facilissima, l'imprevisto può essere la pioggia. In effetti devo dirti che diverse persone ultimamente mi hanno raccontato di essere rientrate dalla vacanza qualche giorno prima, quindi di aver interrotto la vacanza a causa del maltempo. C'era brutto tempo, pioveva, non sapevamo più cosa fare, non era più bello, siamo rientrati prima. Ma questo è un peccato però. È un peccato. Avere un piano B e sapere che cosa fare anche in caso di pioggia, anche perché in Italia oggi credo che ci siano moltissimi servizi, possibilità, occasioni di fare attività anche all'aperto sotto la pioggia. Quindi avere questo piano B pronto, secondo noi, è importante. Sì. E noi abbiamo dei piani B su Cesenatico, vedremo se li dovremo mettere in pratica oppure se ci godremo semplicemente il sole. Bene. Pronti a partire, quindi? Siamo pronti a partire. Vi terremo aggiornati sui social. Mamma e papà, l'ultima spiaggia torna ovviamente settimana prossima. Direttamente dalla spiaggia, dalla playa. Non va in vacanza. È già in vacanza. Siamo già in vacanza, perfetto. E quindi buon viaggio a noi, buon viaggio a voi se siete in partenza o vi state preparando per partire. E alla prossima settimana. Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani. Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista. Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione. E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea. Slango Foil!